Cosa ci faccio in mezzo a questo campo di frumento? Sì, in realtà voglio parlarvi delle tecniche di lavorazione legate a questo cereale. Secondo me gli agricoltori, se vi faccio questo nome, qualcosa immagineranno. Tale Cyrus McCormick, c'è stata una prima invenzione legata alla raccolta, diciamo, di questo cereale. Infatti Cyrus, figlio di un agricoltore, si dilettava a fare le riparazioni delle attrezzature agricole che il padre utilizzava nella lavorazione della propria azienda. Infatti lui, proveniente dalla Virginia, aveva progettato una prima sorta di mietitrebbia, cioè una sorta di falce a taglio che veniva trainata da quattro cavalli o veniva trainata dai buoi. C'erano state in precedenza altre forme di esperimento, ma che non avevano avuto successo. L'invenzione invece di McCormick e il suo successo sta nel fatto che la barra era posta di traverso rispetto all'andatura dei cavalli, che quindi potevano camminare nel terreno libero senza pestare il cereale ancora da raccogliere. In Italia invece tali invenzioni non hanno avuto grande successo se non solamente 100 anni dopo. Infatti pensate che per la particolarità del nostro territorio, per la struttura e la forma e le dimensioni dei campi, solamente nel 1938 sono arrivate le prime forme di mietitrebbia che hanno potuto alleviare il lavoro pesante che era quello appunto della raccolta dei cereali. Queste informazioni, secondo me, possono diventare importanti, e se qualcuno di voi può arricchire con altre informazioni che riguardano la raccolta dei nostri cereali, vi invito a farlo.